Una foresta di bambù. Un mega fungo gigante. Che alberone. Ciao. Gnocca di bambù. Buongiorno ragazzi, giornata di oggi inizia con un caffè, non proprio con la mocca. E adesso si va in palestra. Vabbè, vi devo ancora fare il tour della casa, però prima di andare in palestra mi sa che faccio la lavatrice. Oddio, le mutande di Seba, oh mio Dio! Comunque ragazzi, per le notizie importanti, questa è la mia marca preferita per fare la lavatrice. Si chiama Attack. Comunque guardate che bravo che sono, ho già fatto tutta la lavatrice. A proposito, seguitemi sul mio nuovo Instagram in italiano, che l'ho fatto apposta per voi. Eccomi che sono arrivato, quindi si va in palestra e poi oggi vado a scalare una montagna in Giappone. Quindi restate con me oggi. E adesso prendiamo la Keio per andare in montagna. Ed ecco che arriva il treno. Bene ragazzi, siamo appena arrivati sul monte Takao e adesso andiamo a scalarlo, non vedo l'ora. Andiamo a vedere la mappa. Ecco qui la mappa della montagna che andremo a scalare, quindi let's go! È carine queste animation. Comunque si chiama Takao, la montagna di Takao. Guardate che look giapponese che ha questa montagna. Lo sentite il rumore dei semi? Come vi ho detto nel video anche con Sadakatsu, questo è il rumore dell'estate per i giapponesi. Oh mio Dio, cosa vedono i miei occhi? La pizza! Guardate che bell'aspetto! Questa ce l'abbiamo in Italia, che pizza è? Pizza carbonara. Oh mio Dio! Guardate che bello, non sembra proprio di essere in un anime, mamma mia che meraviglia il Giappone. Un gioco in prima persona, salutate tutti la mia mano. Ciao mano! Ma guardate che meraviglia ragazzi! Una foresta di bambù. Questo video lo faccio un po' per mio papà, che mi dice sempre che a Tokyo non c'è verde. E guardate qua, siamo a 40 minuti di treno da Shinjuku e guardate quanto verde che c'è. Ma prima di tutto direi di andare a mangiare. Che cosa mangiare? Vediamo. La tempura costicchia, devo dire, qui. Questo volevo mangiarlo, ma mi ha detto il mio amico che sopra ne vendono un sacco, quindi è buono. Sarebbe il miso saltato. Comunque c'è una grossa catena di miso che ha usato un italiano nei loro spot, che loro fanno sempre degli spot animati. E in questo spot c'era, per far vedere che si uniscono le famiglie, c'era questo italiano che si sposava una giapponese. Se non ve lo siete visti, ve ne lascio qui un pezzettino. Papà, che sorpresa! La sorpresa! Benvenuto! C'è il papà per la voce! Alla fine è venuto! Ok, allora io mi prendo questo con la soba, un po' di tempura, e il mio amico si prende invece questo. E finalmente è arrivato il nostro pranzetto con la soba, un po' di tempura. Guardate che aspetto magnifico. E quella se l'ha presa il mio amico. Itadakimasu. Guardate che pezzettone di tempura, è davvero buonissima. E vedete questi funghi? Questi funghi sono proprio quelli che sono stati raccolti su questa montagna. E ero là, ma che cos'è questa cosa? Questo è un mega fungo gigante. Bene ragazzi, stiamo per partire, vediamo quanto ci mettiamo. Pronti? Via! Si parte! Ma guardate che meraviglia ragazzi, è bellissimo e non c'è un'anima viva. Mi sembra di essere tutto immerso nella natura, è veramente una sensazione fantastica. Anche la mia mano è contenta di essere qui. Che alberone. Troppo carino sto posto. Vabbè, continua sta scalata ragazzi. Ma vediamo cosa c'è scritto qui. Mimi, orecchio. Ok, adesso siamo davanti alla scelta. O prendiamo la strada di sinistra, che è una strada asfaltata, oppure le scale, che sarebbero di qua. Io non lo so, a me ispira quasi di più fare le scale. Abbiamo scelto le scale, che è la via più difficile. Sta! Perché c'è scritto lingua? Magari su si può mangiare la carne di mucca. Questa è più difficile, ma ce la possiamo fare. Poi così possiamo anche vedere un bel santuario in cima, quindi sono contento. A me piace di più fare le scale. Tra
3 km arriviamo sulla cima. Guardate che belle scarpe fashionable, belle blu. Ma chi me l'ha fatto fare di scegliere la via più difficile? Mannaggia, mannaggia. È bello essere nella foresta, ma ci sono molti riferimenti allo shintoismo. E poi questi semi che veramente fanno da colonna sonora a questo nostro pellegrinaggio. Non siamo ancora in cima, ma guardate che meraviglia, che spettacolo di panorama. Vediamo se con lo zoom riesco a farvi vedere qualcosa. Che bello! Abbiamo appena scoperto che le due strade si congiungevano, quindi alla fine abbiamo solo allungato il percorso. 2,6 km per arrivare al nostro Takao. È venuto da piovere, no! Io adesso corro in cima per cercare di arrivarci, tolgo la telecamera e ci vediamo quando arrivo in cima. Se non viene proprio un tifone, io cerco di arrivare almeno in cima e poi torno qui e poi mi prendo la seggiovia per tornare giù. Che palle però! Lo so che è perché ho fatto la lavatrice, io lo sapevo che non dovevo farla. You're from China? No. Taiwan. Taiwan. Oh, I'm going to Taiwan next week. Oh. Nijuyon. Yeah, from the 24th to 3 days, isn't it? Yeah. We're going to Taiwan. Say hi. Hi. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Enjoy. Ciao. Arigato. See you in Taiwan. Abbiamo incontrato questa coppia di taiwanesi carinissimi che ci hanno salutati e divertenti. E mi hanno chiesto che cosa facevo. Gli ho detto faccio il video se posso fare anche loro. Vabbè, adesso corriamo in cima prima che arrivi un acquazzone. A dopo. Guardate in che bel ristorantino che vi ho portato. Ah, ciao! Gnocca di bambù. Non è carinissimo? E adesso ci mettiamo qua su a mangiare dei dango e un po' d'acqua fresca per iniziare. E ragazzi, siamo già un'ora di scalata. Vabbè, oddio. Adesso lo fermiamo per un attimo. Lo riaccendiamo dopo. Sono arrivati i dango. Due sono dolci e uno è salato. Non vedo l'ora di assaggiarli. Poi con questo panorama, bellissimo. Assaggiamolo. Che bontà. Adesso assaggiamo questi qua dolci. Ah, non si staccano. Buono. E adesso ci rimettiamo a scalare. E carini, pezzi di pane. E ci sono anche le maschere di Tengu. Questa penso che sia lo Yuro Chiara di Takao, che è un Tengu, mi sa che è. Però dobbiamo sbrigarci. Sembra che abbia smesso di piovere, ragazzi, quindi sono felicissimo. Guardate che meraviglia questo albero. Questo albero ha 450 anni ed è chiamato Takosugi perché vedete anche un po' le radici. Che bello. Oh, un altro di queste sfere. Questo c'è scritto corpo. Spero di riuscire a farvi capire quanto è bello questo posto. È venuto il sole, yuppie! Magari riusciamo anche a vedere l'arcobaleno con un po' di culo. Guardate che meraviglia, ragazzi, è bellissimo. Oh mio Dio, altre scale. Guardate che meraviglia, non sembra di essere dentro un anime, però guardate quante scale. Ragazzi, non c'è un'anima viva, è veramente uno spettacolo. C'ho una pace, io mi sto rilassando in un modo assurdo. Quanto è meraviglioso il Giappone. Là c'è scritto Takao-san. Signori e signori, altre scale. Che meraviglia. Beh, meritava davvero salire. Mamma mia, che meraviglia. Guardate che bello. Vediamo la cima. Sì! E finalmente siamo arrivati in cima. So che l'ho fatto vedere come un'impresa epica, ma erano solo 600 metri. Comunque ce l'abbiamo fatta. E ci abbiamo messo 1 ora e 4 minuti. Vabbè, però facendo anche tutti i video. Dai, non male. Fotina e poi me ne vado. La discesa sarà decisamente più semplice perché saliremo sulla Keburuka. Che bello, stiamo per salire su questo trenino. Siamo arrivati. Scendiamo da questo treno. Mi sono divertito un sacco. Vabbè, ci abbiamo messo tipo 1 minuto e mezzo, ma va bene così. E adesso si torna a Tokyo. Questa sera mi devo vedere con un mio amico di Kyoto, italiano, quindi non vedo l'ora. Momento della merendina. Questo caffè jelly con sopra del gelato e dei sandwich al pollo e basilico, perché oggi sono in dieta, ragazzi. Vabbè ragazzi, comunque oggi mi sono divertito tantissimo a scalare il monte Takao e adesso me ne vado
a cena con Sasori, che è venuto da Kyoto, che sta portando un tour. Quindi penso che mangeremo qualcosa e gireremo un paio di video per voi. Grazie mille sempre per vedere i miei video, mi fa sempre tanto tanto piacere, vi voglio tanto bene e spero di farvi venire voglia di Giappone. Devo dire che quando me lo dite mi fa sempre un sacco di piacere, quindi un abbraccio e alla prossima. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store e se vi va seguitelo anche su Instagram, posto un sacco di cose interessanti.